mentre la Tartuca addirittura in seconda posizione. Entra Loca, i cavalli sono partiti, la mossa è valida, scatta in terza la Pantera, seguita dalla Torre, da Loca. Le contrade in grande velocità si avviano verso per questa prima curva di San Martino. Passa Loca, inseguita dalla Pantera, l'Istrice in terza posizione che tenta la rimonta. È Loca che corre come il vento verso questa prima curva del Casato, inseguita dalla Pantera, dall'Istrice. Secondo giro di piazza. Loca, Pantera, Istrice, si va verso la curva di San Martino, dove è pericolosissimo curvare perché il cavallo tende a stringere e il Fantino batte il ginocchio. Tutte e due, tutte e tre le contrade. No, è caduta Loca. In questo momento ha preso la testa l'Istrice, inseguito dalla Pantera. Curva del Casato, terzo giro. C'è il cavallo terzo giro di piazza, l'Istrice in testa. L'Istrice che sembra il re della piazza. Vola in velocità verso la terza curva di San Martino. C'è un cavallo scosso che lo sta inseguendo, è quello scosso della Torre, se non sbaglio. L'Istrice corre come il vento, corre come il vento verso la terza e ultima curva del Casato. Il re della piazza, l'Istrice, corre e vince. Vince il primo palio del 2000. Una vittoria straordinaria dopo tanti anni. Ha vinto l'Istrice, la contrada che dal 1975 non vinceva il palio. Il popolo di Camollia, così si chiama la zona dove vince, dove l'Istrice ovviamente ha la contrada.